Bene, oggi analizziamo Dio in Dio e la Vergine Maria, tocchiamo un mistero veramente grande. Lo vedremo sotto due aspetti. Maria Santissima nella sua relazione con Dio, Maria Santissima nella sua relazione con noi uomini. Prima però partiamo da una affermazione del Padre, piuttosto sorprendente, il quale nel diario La lotta con l'angelo, scritto nel 1941 all'età di 27 anni, scrive: «Ho visto la santità di Maria Santissima». Che ne dite? Bello, no? Cosa vuol dire? Non ce lo spiega. Ho visto la santità di Maria Santissima. Eppure è scritto proprio così. Ho visto la Madonna, l'apparizione, no? Però leggiamo meglio cosa significa per lui ho visto la santità della Vergine Maria. Un'esperienza piuttosto forte, fondamentale, vissuta nell'età appunto giovanile. Lo leggiamo nel primo pensiero che è proprio tratto letteralmente, parola per parola, dal diario La lotta con l'angelo. Ho visto la santità di Maria Santissima, speculum justitiae. Cioè, ho visto la Madonna in quanto speculum justitiae, specchio della giustizia. Come cristallo, tutto penetrato dalla luce. No, sembrava essa stessa la luce. E la vedevo immensa, non come un sole, ma come luce diffusa. Sembrava non fosse più, tutto in lei era Dio. Questo è centrale, tutto in lei era Dio. Così ho sentito di dover abitare nel mio nulla per essere tutto posseduto da Dio. Dio è ugualmente vicino, egli è, non sarà. Essere così perduti in Dio per l'adorazione e non ritrovarci mai più. Maria Santissima non sembra avere una vita propria, una propria volontà, una propria azione. È Dio che vive e opera in lei. Quando l'opera o semplicemente le tue azioni e pensieri hanno per te un qualche valore, una qualche bellezza in se stessi e non puramente nella volontà di Dio, sbarazzati di tutto. E rimani contento del tuo nulla davanti all'infinita perfezione dell'essere eterno. Dio solo è. Ricorrono i temi detti in questi giorni. Ieri abbiamo finito l'ultima meditazione dicendo Dio solo è. Nemmeno io devo essere, ma io devo essere Lui. E dicevo, centrale questa espressione, tutto in lei era Dio. Quando si dice tu sei Dio, 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 più di qualunque altra persona, la Madonna, questo lo realizza, proprio perché ella vive nel suo nulla. È il tema di questi esercizi. Questo è il cristianesimo, questo è il centro, il vertice, o meglio l'inizio, lo sviluppo e la fine. La dottrina viene dopo. Leggete il secondo pensiero, spesso noi trasformiamo il cristianesimo in una dottrina. La dottrina non è che la traduzione di una realtà nella quale siamo immersi, nella quale viviamo. E la realtà che viviamo è anche la presenza della Vergine. Nella nostra fede sappiamo realizzare anche sul piano psicologico, perché siamo uomini, questa presenza veramente reale. Ovviamente il padre non nega la dottrina, tutti noi sappiamo come diventasse di ira furente quando venivano appunto negati alcuni punti o travisati del dogma della fede, insorgeva con veemenza, ma la dottrina ha una fonte, nasce da una relazione profonda con Dio che si realizza nella Vergine Maria in modo eminente. Ecco perché egli invita e dice di vivere l'esperienza della fede, quindi farne esperienza, vivendo con la Vergine Maria, perché più di tutti altri lei ha vissuto questa divina presenza e stando con lei diventiamo come lei.
cioè si impara per imitazione. Molto bello il pensiero numero 3, perché il padre dice sì, vivere con lei, ma una donna concreta, una persona concreta, una realtà molto presente. Leggete il terzo pensiero: non si tratta della personificazione di un certo ideale di purezza o di bellezza, ma di vivere con una creatura reale, più semplice di noi, infinitamente più umile di noi, con una figlia di Israele che ha vissuto qua giù sulla terra, che gli uomini hanno veduto, hanno ascoltato, una creatura come noi, ma che ama molto di più di noi, è santa, e tuttavia non cessa di essere donna, è una creatura nella sua concretezza reale. La sua morte, il suo passaggio più che la sua morte, non l'ha trasformata così da divenire soltanto un principio impersonale di bellezza o di santità. Rimane una donna, un essere reale, concreto, che ama, ed è nella sua concretezza che noi dobbiamo riconoscerne la presenza. Ecco, si tende forse a parlare della Vergine come un ideale spiritualizzato, mentre invece il Padre ci invita a vivere con la Vergine, insieme con lei e in lei, l'esperienza di Dio. Cioè, se stiamo dicendo devo diventare Dio, io sono in Dio, la Vergine lo ha realizzato più di tutti, lo vive più di tutti, la nostra unione, preghiera, compagnia, vita insieme alla Vergine Maria porterà più facilmente a questa nostra identificazione con Dio, ci insegnerà a essere umili, a vivere come lei e in lei. Bene, entriamo allora adesso, dopo questa introduzione, nel tema, cioè vi ho detto due argomenti. Primo, Maria Santissima nella sua relazione con Dio. E vedremo come nella sua relazione con Dio lei realizza perfettamente il dono che Dio fa di se stesso, perché se Dio fa un dono deve, come dire, far sì che qualcuno lo riceva. Perché se io faccio un dono non lo faccio a me stesso, ci vuole uno in fronte a me che lo riceva. La Madonna è la realizzazione perfetta di quello che Dio vuole dagli uomini, è il progetto realizzato, è il prodotto compiuto, è il punto finale di Dio. Leggiamo il pensiero numero 4. Quando ci si ama ci si trasforma e noi non possiamo mantenerci vicino alla Vergine Santa senza in qualche modo imitarla. È una madre che si ama e amandola si ammira e si vuole essere sempre più vicini a quell'ideale di purezza, di umiltà e di santità che ella ci rappresenta. È un fatto di amore. Maria nella sua relazione con Dio. Allora, nella Genesi è scritto che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi è fatto capace di ricevere Dio, pura relazione, lo può ricevere. Dio non si dona all'umanità, infatti c'è solo Adamo ed Eva, ma si dona a un singolo uomo, totalmente al singolo uomo, e Dio crea Adamo capace di accoglierlo, è chiaro, no? Se no non l'avrebbe già creato imperfetto, nella misura umana evidentemente, ma lo crea capace di accoglierlo, capace di rispondere a quella domanda: vuoi tu? Fatto di libertà. Sappiamo la risposta di Adamo, Adamo fallisce, Adamo non lo vuole accogliere, e quindi tradisce la sua vocazione umana, non accoglie pienamente Dio come Dio vuole essere accolto. Leggiamo il pensiero numero 5. Il termine ultimo non è Dio fatto uomo, ma è l'uomo fatto Dio. E questo uomo fatto Dio è la Vergine. Ogni definizione dell'uomo che dipende dalla metafisica classica sembra ignorare che l'uomo non è, ma diviene. L'uomo è soltanto quando ha raggiunto il suo fine, e per l'uomo raggiungere il suo fine è divenire Dio. Perciò l'uomo è Dio, Dio per partecipazione di amore. Ma chi è quest'uomo, Dio per partecipazione di amore, se non la Vergine Santa?
Ecco, allora dopo Adamo, che fallisce la sua realizzazione, cioè il divenire Dio, lo fallisce perché ascolta il serpente che dice sì, diventerete come Dio, ma in un altro modo. Quindi Adamo fallisce. L'unica persona che realizza dopo Adamo ed Eva, dopo il peccato, la pienezza della sua vocazione, questo divenire Dio, è la Vergine Maria. Quindi questo mi dice che io col mio peccato, io personalmente, non potrò mai arrivare a questo punto ultimo qua sulla terra. Potrò arrivare abbastanza vicino, ma mi devo confessare sempre, quindi anche se in punto di morte mi devo confessare, vuol dire che c'ho ancora qualche incapacità di accogliere pienamente Dio. Sono un po' come un vaso forato, avete presente un vaso forato? Metto l'acqua e c'è un buco, esce, e devo sempre riempirla, perché da qualche parte faccio uscire la grazia di Dio. Sì, io la ricevo, faccio la confessione, mi faccio la comunione, ma non sono mica sicuro di ricevere tutto. Cioè io ricevo tutto, ma non trattengo tutto, perché il mio peccato fa sì che una parte di questa grazia vada sciupata immediatamente. Quindi in me Dio non si comunica totalmente, si comunica totalmente in quanto si dà, ma io non lo ricevo pienamente, e c'è poco da fare, e il mio peccato è questo. Leggiamo il pensiero numero 6. La rivelazione, il dono supremo di Dio nel Cristo, chi pienamente lo riceve? L'umanità? Il dono personale di Dio non può terminare che in una persona. L'umanità sono gli uomini. Tutti gli uomini nella loro somma non sono più di un uomo solo. L'umanità è un concetto. È in ciascuno di noi che l'umanità esiste realmente. In altre parole, l'uomo è valore assoluto. Nella creazione è a lui singolarmente che Dio si rivolge. Ogni persona è unica e in ogni persona l'umanità è in qualche modo presente. L'immagine che dà San Pier Damiani, da non confondersi con San Pietro Crisologo, San Pier Damiani, sapete chi è? No, dov'è sepolto? Non sapete, visto? A Faenza, tutti sanno dov'è Faenza. Un grandissimo dottore della Chiesa, dà questa bellissima immagine che il padre citava sempre. La Madonna è come l'alveo di un lago, il bacino di un lago, va bene? Vuoto, è vuota di sé, pura ricezione, vaso spirituale. Tutta la grazia di Dio comunicabile si travasa in questo lago e la Madonna lo accoglie tutto. Quindi la grazia di Dio adesso dov'è? Ma è nel lago, è lì, si è travasata lì. Se volete la grazia, dove dovete andare? Nel lago, fate un tuffo nel lago, perché è tutta lì, è stata travasata lì. Questa citazione è di San Pier Damiani. Ma di più possiamo dire che vi è una felicità immensa di Dio nel fatto che una persona lo accoglie totalmente. È vero che c'è più gioia nel cielo per il peccatore che si converte che per le 99 pecore che non hanno bisogno di convertirsi, ma è anche vero che Dio gode, che gioisce nel fatto che c'è almeno uno che lo riceve tutto, ma non è così anche nell'amore umano, scusate. Se io amo voi e voi mi riamate per metà, cioè sì, mi volete bene, però poi alle spalle mi dite certe parole, mi compite certi gesti poco simpatici, eccetera. Vabbè, ma se io vi amo e c'è uno che risponde pienamente a questo amore, amandomi con la stessa intensità, non sarò felice. E l'amore è così, l'amore vuole la pienezza del dono e della ricezione. Così è anche in Dio. Dio è felicissimo della Madonna. Perché non ha sciupato neanche un millimetro, un centimetro o un centigrammo, sul linguaggio che diciamo. Il peccatore invece, per quanto convertito, sì è bello, è perché è il successo di Dio, però c'è sempre qualche macchia e qualche possibilità di perdere di nuovo la grazia. Sì, signore. La Vergine invece ha questa fabbricazione, questo marchio di fabbrica originale,
Per cui è un prodotto pienamente riuscito. Si dispiacerà la Madonna se parlo di lei in termini di fabbrica, di marchio di fabbrica, però è un prodotto pienamente riuscito, è l'umanità realizzata, è in lei la pienezza della bellezza di Dio. Pensiero numero 7, bisogna che vi sia una persona creata alla quale Cristo totalmente si doni, una persona che in sé accoglie tutto il dono di Dio, bisogna che vi sia una persona umana che, come è termine di tutte le operazioni di Dio, di tutto il suo amore, così sia anche una persona nella quale tutta la creazione si riassuma. Questa persona è Maria. Il Cristo stesso non sarebbe Dio che si rivela e si dona se non vi fosse la Vergine alla quale Egli si è rivelato e dato pienamente. Ma pensate che altezza questo pensiero, come se Dio non avesse fallito se non vi fosse la Madonna. Scusate, un linguaggio molto banale che dico, forse non è neanche corretto. Però di fatto in Maria Santissima, creata senza peccato, la creazione torna pura ed è capace appunto di accogliere Dio. Ecco perché nella teologia russa la Madonna viene chiamata terra vergine, mondo rinnovato, mondo capace di nuovo di accogliere pienamente il Signore. Leggiamo il pensiero numero 8. Ella è lo specchio in cui si riflette pienamente, puramente la bellezza di Dio. La capacità che accoglie tutto il suo dono, la pienezza di tutta la grazia che è nel Cristo, è venuta in Maria, tutta si è effusa in lei ed è in lei. La maternità divina, la creazione intera raggiunge il suo compimento in Maria, madre di Dio. Tu sei perché Dio nasce da te, perché in qualche modo per te Egli sia. La creazione rimane caotica e informe finché non genera Cristo, e tu rimani senza Dio e perciò senza luce, senza speranza e amore, finché nel più intimo tu non sei Lui, Dio per grazia. Vedete come il Padre sulla Madonna non ha scritto tantissimo, ma quello che ha scritto è micidiale, è di una profondità veramente straordinaria. Pensate solo questa visione, diciamo, della Madonna che riceve pienamente la grazia di Dio, adesso ne è piena e tutte le grazie travasate nella Vergine Maria accolte da lei adesso diventano per noi fonte di ogni nostra grazia, partecipazione alla vita di Dio. Vediamo allora, una volta ricevuta tutta questa grazia, una volta che il lago è pieno, cosa succede? Che finisce così in un beato rapporto tra la Madonna e il Signore? No, perché dalla croce Gesù dice: donna, ecco tuo figlio. Ce n'è anche per noi, c'è qualcosa per noi. Maria nella sua relazione con l'umanità. Questa grazia viene data alla Madonna per pura misericordia. La Madonna non ha nessun merito a essere creata immacolata, è una creatura come noi, viene creata immacolata per ricevere la misericordia, quindi diventa figlia della misericordia e per diventare madre di misericordia, diventerà mater misericordia sotto la croce. Pensiero numero 10, dalle profondità abissali della creazione, dalle profondità abissali del tempo nella storia dell'uomo, che è storia di miseria e di colpa, emerge puro lo sguardo di una bimba per contemplare Dio che la chiama. Tutta la storia dell'universo, tutta la creazione stessa dell'uomo, tutto è in vista di questo colloquio, di questo rapporto che viene stabilito per la prima volta, ed è puro, tra una creatura e il Creatore, tra Maria e il suo Dio. Ricordate, c'è una lettura di San Bernardo, non mi ricordo, sino a Avvento mi sembra, terza domenica d'Avvento dell'Ufficio,
in cui dice tutta la creazione, l'angelo appare a Maria per avere il suo consenso, no? Poi dice tutta la creazione aspetta che tu dica fiat, si faccia secondo la tua misericordia, coraggio, di il tuo fiat, tutti si fermano, tutti aspettano questo momento straordinario. E se andate alla Verna, c'è una formella della Robbia, in cui si vede l'angelo che parla alla Madonna, e c'è l'annunciazione, e sopra si vedono altri angeli e tutta la creazione ferma, come se fermo immagine, no? Come se fossero tutti in attesa di questo sì, si faccia, perché la Madonna poteva anche dir di no, eh? Non era mica obbligata a dir di sì. Come andava a dire? Appunto, uno mantiene il suo libero arbitrio, non è una creatura creata senza una sua volontà, non sarebbe neanche una creatura umana, libera di rispondere all'amore di Dio. Ed è bellissima questa creazione che attende questo sì, appena la Madonna dice sì, tutta la grazia viene comunicata in lei da parte di Dio, perché parte l'incarnazione del Verbo. Ecco perché lei è chiamata rifugio dei peccatori, ma questo adesso lo vediamo quando entriamo nel rapporto che ha la Madonna con ciascuno di noi. Leggiamo il pensiero numero 11. La cosa più grande nella nascita di Maria è questa, che ella è veramente figlia di Adamo, che sorge sì come un nuovo paradiso di Dio, ma da una creazione contaminata dal male. È sì il nuovo paradiso di Dio, ma un paradiso che gli fa emergere dall'abisso del nulla e del male. Dio non ha operato una nuova creazione con la Vergine Santa. Non si può dire che ella sia una nuova creazione di Dio. Ella è figlia di due genitori che erano due povere creature gravate, come ogni altra, dal peso del peccato originale, cariche dei loro peccati. È da questo abisso che sorge la nuova alba del giorno di Dio. La potenza dell'amore divino qui si manifesta nel suo splendore più puro. Dio non ha bisogno di distruggere la creazione caduta nel peccato per far sorgere una nuova creazione di purezza, di splendore, di santità. È proprio dall'abisso del male che egli trae la Vergine pura. Non è una contrapposizione alla prima creazione che dobbiamo pensare alla Madonna. È in continuità con la prima creazione, ma una continuità che suppone un intervento sempre nuovo di Dio, che non cessa di operare e che operando manifesta sempre più grande e più onnipotente la sua misericordia. Ora cominciamo a capire perché la Madonna è madre di misericordia, non viene giù dal cielo, non è una nuova creazione ex novo, è figlia di Gioacchino e Anna. Quindi trae la sua storia dal precedente, che è un mondo di peccato, che è un mondo di ribellione. Quindi è vero che lei è senza peccato, ma nelle sue radici, nella sua genealogia, ci sono i peccatori. Quindi Dio fa una cosa partendo dal peccato, creando questa zona, questa isola pura e bianca nel quale travasare tutta la sua potenza di amore e quindi di misericordia. La Madonna questo lo sa. E avendo ricevuto tutto questo, contemplando il nuovo paradiso di Dio, noi possiamo sperare ogni cosa. Leggete il pensiero numero 12. Se noi possiamo contemplare nella Vergine pura il nuovo paradiso di Dio, come sorgente dagli abissi del nulla e del male, possiamo sperare ogni cosa. I nostri peccati non ci impediscono di credere all'amore divino, non ci impediscono di sperare nella nostra santità, non ci impediscono di aspirare a cose grandi, perché proprio nella debolezza è nella debolezza che si manifesta la potenza di Dio. È proprio nell'abisso del male che Dio trae la sua gloria ineffabile. E qui veniamo nel mistero della misericordia, cioè la Madonna non ha nessun merito, abbiamo detto, non ha nulla da farsi perdonare perché non ha fatto nessun peccato. Però come conciliare questo con quella frase che Gesù dice nel Vangelo di Luca alla peccatrice quando ottiene il peccato nella scena del banchetto di Simone il fariseo? Quando Gesù dice, ti sono rimessi i tuoi peccati,
Attenzione a questo passaggio importante, che se no non capiamo la grandezza della divina misericordia. E poi si volge al fariseo Simone e dice: perché ha molto amato, le sono rimessi i peccati. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Domanda. Alla Madonna si perdona poco perché non ha fatto mai nessun peccato. Quindi la Madonna ama poco? Scusa, non è stata perdonata di nulla. Ci viene in aiuto Santa Teresa di Gesù Bambino. La Madonna viene perdonata di tutti i peccati prima ancora che li commetta, perché anch'ella, come creatura, poteva peccare. Attenzione a Santa Teresa di Gesù Bambino, quando spiega: colui al quale si rimette meno, ama meno. Io so che Gesù mi ha rimesso più, scrive Teresina, che a Santa Maddalena, perché mi ha rimesso tutto in anticipo, impedendomi di peccare. Poi, siccome anche lei stessa va in cortocircuito, dice: come vorrei poter chiarire ciò che sento. Farò un esempio che spiegherà il mio pensiero. Suppongo che un figlio di un medico incontri sul suo cammino una pietra che lo faccia cadere. Cadendo, egli si rompe un arto e subito il padre corre da lui, lo rialza con amore, cura le ferite, impegnando tutte le sue risorse della sua arte, e ben presto il figlio, completamente guarito, gli dimostrerà la propria riconoscenza. Certamente questo figlio ha ben ragione di amare suo padre. Ma farò un'altra ipotesi. Il padre, avendo saputo che sulla strada di suo figlio si trova una pietra, si affretta, va innanzi a lui, la rimuove, senza che nessuno lo veda. Certamente questo figlio, oggetto della sua tenerezza previdente, non sapendo della sventura dalla quale è stato liberato per mezzo di suo padre, non testimonierà a lui alcuna riconoscenza e lo amerà meno di quell'altro che è stato guarito da lui. Ebbene, no, aspetta, ma se viene a conoscere il pericolo, ecco il punto, se viene a conoscere il pericolo al quale è stato sottratto, lo amerà di più. Ebbene, io sono quel figlio, oggetto dell'amore proveniente di un padre, il quale non ha mandato il Verbo a riscattare i giusti, bensì i peccatori. Egli vuole che io lo ami perché mi ha rimesso non molto, ma tutto. Non ha atteso che io lo amassi molto, come Santa Maddalena, ma ha voluto che io sappia come egli mi ha amata di un amore di ineffabile previdenza, affinché ora io lo ami alla follia. Poi conclude dicendo: ho inteso dire che non si è mai incontrato un'anima pura la quale ami più di un'anima penitente. Come vorrei smentire questa parola. Ho sentito dire che non si è mai incontrata un'anima pura, cioè un'anima virginale, un'anima tutta profumo, un'anima tutta dedita a Dio, la quale ami di più di un'anima penitente. Come vorrei smentire questa parola? Cioè, Santa Teresina dice: devo entrare in questo spirito della Madonna. Mi sono stati perdonati tutti i peccati prima che li abbia commessi, perché potenzialmente li ho commessi tutti. Potenzialmente noi non siamo meglio del peggiore peccatore o perverso o pervertito della storia dell'umanità. Come diceva San Filippo Neri, io sono peggio di tutti. Se non ho fatto questi peccati è come se Dio me li avessi tolti, rimessi o perdonati prima che li abbia commessi.
Quindi la santità significa vivere questa spiritualità della Beata Vergine Maria, intendo, e reggere il peso di questo perdono. Ascoltate il pensiero numero 12. Se no, il 13? Ma chi di noi veramente sperimenta questo amore infinito di Dio che lo preserva da qualsiasi caduta? Ecco, in effetti non è facile per noi percepire l'amore di Dio che ci preserva dalle cadute. Com'è difficile che l'uomo viva nella consapevolezza di essere capace di ogni bruttura. È vero questo o no? Perché in fondo noi ci diciamo, ma sì, ma in fondo io, le classiche confessioni, ma che male ho fatto? Mica niente. Il non aver peccato è una delle cose più pericolose. Scusi, questa è un po' paradossale. Il non aver peccato è una delle cose più pericolose per l'uomo. Solo i grandi santi possono sopportare il peso della loro innocenza. Lo sapevate che c'è un peso anche nell'innocenza? L'innocenza è un peso tra i più gravi di tutti, perché si unisce immediatamente alla soddisfazione di sé, al sentimento di un proprio merito, di un proprio valore, e non di una misericordia ancora più grande, più pura e più piena. È vero o no? Il padre qui sembra dire, questa non si roba per noi altri, che noi siamo peccatori, però vedete, il senso del peccato, anziché a farci amare più Dio, ce lo fa amare un po' di meno, perché sarebbe preferibile non far nessun peccato, intendiamoci, ma sentire il peso di tutti i peccati che potremmo fare. Vi sembra un po' un ragionamento mentale un po' complicato questo? Noi bisogna salire un po' di grado qua, perché non bisogna far peccato, il peccato offende Dio, quindi non possiamo dire faccio peccato così dopo Dio mi perdona e sento la sua misericordia. Ma il peccato offende Dio, e poi se fai peccato e muori, cosa fai? Puoi mica chiedere a Dio, mi sarei pentito il giorno dopo. Non bisogna far peccato, ma al tempo stesso sentire il peso di questa innocenza, cioè del fatto di non far peccato, non vantarsene. È la lotta più grande dei padri del deserto. Padri del deserto che vivono un'ascesi terrificante, pregano in continuazione, devono combattere solo con un peccato, sentirsi buoni, sentirsi giusti, sentire che questa loro ascesa li rende migliori degli altri uomini. Questa è la loro grande battaglia. Poi mi dite, ma questo non è il nostro pericolo, noi viviamo più terra a terra. No, io invece voglio che ci eleviamo come i padri del deserto, che non facciamo peccati, ma sentiamo il peso di questa innocenza, tra virgolette innocenza. L'orgoglio. La Madonna invece cosa fa? Vive nella gratitudine. La Madonna sa che è stata perdonata da tutti i peccati prima di averli commessi. Lo dice anche Pio IX quando fece il dogma dell'Immacolata Concezione, quindi è dottrina certa questa che vi sto dicendo. Pio IX disse che la Madonna era stata perdonata da tutti i peccati che poteva commettere. E quindi immaginate la gratitudine della Madonna. Cioè, se io ho il panorama terribile di tutti i peccati che io potrei commettere e Dio me li perdona in un colpo solo, ma non sarò grato? È una gratitudine immensa, perché non conosco, non percepito in quell'orrore, in quella bruttura, in quell'offesa a Dio. E sono ben brutti i peccati. Ci sono dei peccati che sono, adesso è inutile fare la panoramica dei peccati, perché basta aprire un qualsiasi giornale, ma se si entra in certe situazioni si vedono delle robe terrificanti, il peso del male. La Madonna quindi vive in questa gratitudine perché sa che l'ha ricevuta, questo perdono assoluto da Dio, e non lo può tenere per sé. Questo perdono ricevuto da Dio immediatamente lo comunica a qualunque uomo che glielo chieda, a chiunque ricorre a lei, perché Dio ha voluto questo. Ella è piena del perdono di Dio e quando ti dà qualcosa ti dà la sua misericordia, cioè il perdono di Dio. Leggete il pensiero 14. Proprio perché soltanto Maria è stata concepita immacolata, soltanto lei può essere il rifugio dei peccatori.
Proprio perché a lei sono stati perdonati tutti i peccati del mondo, lei può essere colei che di tutti i peccatori è il rifugio e la salvezza. E questo perché se Dio misericordiosamente ha voluto preservarla da ogni caduta, ella nella gratuità dell'amore che ha sperimentato può sentire pietà per tutti coloro che invece hanno dovuto sperimentare il peccato. Vedete? Se la Madonna avesse fatto di questo dono un motivo per vantarsi, mi ha perdonato di tutto perché sono brava, subito avrebbe commesso un peccato appunto di questo orgoglio, mi sento diversa dagli altri, mi sento migliore dagli altri. Ella quindi comunica alle creature fragili questo perdono. Leggete il pensiero numero 16. 15, ho scritto sballando tutti i numeri. Maria è un esempio unico, in lei il sentimento della fragilità è stato così perfetto, così assoluto, che ella ha sentito davvero di essere il miracolo di una misericordia ineffabile. Nulla Dio le doveva, tutto ella ha ricevuto da Dio. La sua santità suppone il sentimento di questa fragilità mostruosa dell'essere creato, il sentimento della peccabilità totale dell'essere creato e perciò anche un abbandono puro e assoluto alla potenza dell'amore di Dio. Ma leggiamo anche il 16 dove si dice che questa santità si identifica all'umiltà, proprio perché Maria vive nella luce di Dio. Può vivere la sua povertà radicale di creatura che nulla ha se non quello che riceve. E proprio perché nulla ha, riceve tutto da Dio. La creatura che rimane nel suo vuoto accoglie la pienezza dell'amore, ma bisogna che rimanga nel suo vuoto. L'umiltà soltanto è condizione alla santità. Senza umiltà la santità è impossibile. Vedete, allora, si torna un po' al pensiero originario. Ho visto la Madonna, ho visto la santità della Vergine Maria, puro specchio, pura presenza di Dio. Ma non è un Dio immobile, è un Dio perdonante. Allora la via è la Madonna. Questo lo dice il Grignon de Montfort, in questo meraviglioso libro che dovreste tutti conoscere a memoria, Trattato della vera adorazione mariana. Conoscete? Questo libro è stato bello perché Montfort lo scrisse. No, non è un granché. Trattato della vera devozione. Il Montfort dice che la devozione alla Madonna non è opzionale, non è un optional per una devozione come quella di Santa Rita da Cascia o altro, perché tutti gli uomini sono un gradino sotto per quanto abbiamo appena detto. In Maria ricevo l'amore perdonante e misericordioso del Signore. Fra l'altro è bello perché il Montfort aveva detto: questo mio libro non avrà una gran fortuna, rimarrà nascosto per 100 anni. E fu proprio vero, lo trovarono 100 anni dopo in un armadio, in un cassettone. E adesso poi l'hanno stampato in migliaia di copie. Il Montfort dice appunto: la Madonna è la via più breve, più perfetta e più diretta per l'unione con il Signore, per l'unione con Dio. Non è appunto opzionale. E anche il padre, quando dice all'inizio della vita ho visto la santità della Vergine Maria, specchio della giustizia, cioè in lei l'amore di Dio è questo, luce perdonante, siccome è stata perdonata, perdonante di Dio. Chi vede la Vergine contempla Dio. Pensiero 17. Ella e Dio sono davvero uno. Io non vedo il suo volto, io non contemplo la sua santità, io non vedo che lo splendore infinito di Dio che in lei si riflette puro immenso. Maria è un cristallo che riflette tutta la bellezza del cielo, non riflette che Dio. La santità di Maria consiste in questo. In lei non vi è più che il Signore. Ecco, dare Dio a Dio. La Vergine, che cosa io lodo, punto esclamativo, che cosa io lodo, che cosa io venero, che cosa io amo nella Vergine pura? La presenza della luce infinita, nessun altro che Dio.
Ieri dicevamo, io non devo avere più nessun pensiero mio, nessuna intenzione mia, nessun progetto mio. Ecco, allora la contemplazione della Vergine Maria altro non è che un cristallo. Avete presente un cristallo? Se dietro si vede quello che c'è, ma se date una zuccata al cristallo lo sentite, quindi c'è il cristallo, ma non si vede, si vede quello che c'è dietro. Quindi potremmo dire, la Madonna c'è ma non si vede. Si vede quello che c'è dentro, perché c'è un cristallo davanti. E dentro cosa c'è? La misericordia di Dio, tutto il perdono che lei ha ricevuto, come vi dicevo. Ma adesso, essendo madre, la madre dà quello che ha. È vuota di sé, quindi dà il perdono di Dio. E non dobbiamo correre tutti i giorni immediatamente dalla Madonna. E cosa aspettate a fare questo? Per cui a volte si dice, ma c'è troppo, quello è troppo devoto della Madonna. Ma per me è troppo poco devoto. Chiunque. Perché se conoscessimo questo, un vero fanatico della Madonna, sapete chi era? San Massimiliano Maria Kolbe. Leggete i suoi scritti, un fanatico. Comincia da ragazzino a parlare dell'Immacolata. E scrive, tutto posso in colei che mi dà forza. Avete presente San Paolo e Filippesi? Tutto posso in colui che mi dà forza. Kolbe lo corregge. Kolbe corregge San Paolo. Corregge e dice, sì sì è vero, tutto posso in colui che mi dà forza, ma io posso, tutto posso in colei che mi dà forza. Io non ho trovato mai nessuno, forse appunto il Monfort, ma il Monfort è un tipaccio un po' inavvicinabile, diciamo. Il Kolbe invece, leggete le sue lettere, i suoi scritti, è un fanatico, un innamorato, non so anch'io che cosa, diciamo, proprio perché ha scoperto questo segreto. Bene. L'ultimo pensiero, 18, l'inseparabilità di Maria dal Cristo e anche l'inseparabilità di Maria dalla grande famiglia dei figli di Dio, e vorrei dire dalla comunità dei figli di Dio, facciamo un po' di pubblicità, Cicero pro domo sua. Se la Vergine è inseparabile dal Cristo e Cristo dalla Vergine, proprio per questo essa è anche inseparabile da tutti noi, come tutti noi da lei. La devozione alla Vergine è essenziale alla vita cristiana, perché traduce concretamente questo rapporto. È venerazione, è fiducia, è amore filiale. Beh, insomma, mi sembra ce ne sia abbastanza qua, no? Cosa ne dite? Mi sembra che la Madonna che realizza questo essere Dio in Dio, nel modo più perfetto, sia messa a nostra disposizione perché riceviamo il perdono di Dio e lo viviamo in perfezione con la Madonna. Ma non ho finito. Ho un altro punto che non c'è qui negli appunti ed è quanto il padre scrisse e disse dopo che fece un viaggio in Russia nel 1996. Finalmente nel 1996 realizzò il suo desiderio di andare in Russia con tutto l'amore che aveva per i santi russi e fu... Ah, qui c'è proprio la figlia. C'eri anche tu? Ah, io c'ero, ecco. Qui c'è la figlia di Gianni Fogo. Infatti fu organizzato dal tuo papà e dalla tua mamma con Suor Maria, quella del monastero russo di Uspensky. Dei nostri andò padre Bernardo a fare l'aiutante del padre Barsotti, insomma fecero un bel pellegrinaggio in Russia e io mi ricordo che quando andai a prenderlo all'aeroporto, lui con padre Bernardo e tutti quanti, lui era euforico, diciamo, no? E la prima cosa che mi disse, perché è un tipo un po' strano il padre, mi disse, ciao come va, sei venuto a prendermi, la Madonna otterrà l'unione di tutte le genti. E di tutte le religioni, l'unione tra ortodossia e cattolicesimo intendeva. Però, prima cosa mi disse questo, la Madonna otterrà l'unione di tutte le genti. Volevo dirglielo, ma gliel'ha detto lei? L'ha vista in Russia personalmente. E dopo, nel diario Bien Viaggio in Russia, scrive questa pagina. Che adesso voglio leggervi l'impressione che lui ebbe nel contemplare un quadro della Madonna in Russia, la famosa Vergine della Tenerezza,
che c'è in tante icone che abbiamo noi. Lui fu davanti lì all'originale. Santa Russia, Mosca, Galleria di Tretiakov. L'opera che per prima ho ammirato è la Vergine della Tenerezza. Non potrei mai dire che cosa posso aver ammirato. Sì, forse una cosa. Quando mi sono avvicinato a questa icona, il mondo è sparito per me. Beh, non male, no? Io non ero più nel museo, ma in una chiesa. Sentivo che non doveva essere l'ammirazione ad attirarmi, ma nasceva piuttosto la preghiera. Del resto, una giovane donna era totalmente assorta nella preghiera di fronte all'icona. Nulla la distraeva. Erano in un museo. Era una preghiera muta, una preghiera di abbandono, una preghiera che realizzava veramente l'incontro di quell'anima col mondo di Dio. Io mi allontanai. Mi sembrava di profanare la preghiera di quell'umile donna. Perché nonostante tutto io mi ero accostato a quella icona non per pregare, ma per volontà di vedere un'opera d'arte. Certo, ho ammirato la Trinità del Rublev, ma più dell'ammirazione per questa grande opera rimane per me profondamente vivo il ricordo di quella donna che pregava davanti alla Madonna della Tenerezza. Ricordo anche un San Paolo di Rubliov, opera veramente perfetta, che ricorda le cose più grandi della pittura italiana del XIV secolo. Ma in fondo il mio pensiero ritornava continuamente, e anche oggi ritorna, a quella giovane donna in preghiera. Vorrei così anch'io liberarmi da ogni volontà che non fosse quella di contemplare la bellezza di Dio in una preghiera di adorazione e di amore. Fosse anche l'ultimo insegnamento che mi ha dato la Russia, l'insegnamento che tutti gli riassumeva era che nulla deve distrarci da Dio, perché Dio è preghiera. E scrive Padre Agostino, perché cito anche Padre Agostino, modestamente, scrive Padre Agostino: se il padre, per parlare della Vergine Maria, era partito nel lontano 59 contemplandola attraverso lo sguardo dell'autore dell'inno della Catistos, la conclusione del suo lungo percorso di vita è contemplare l'immagine della Vergine della Tenerezza attraverso lo sguardo orante di un'umile donna, il suo silenzio contemplativo. Questo l'ha condotto a fondersi nella bellezza di Dio attraverso il volto della madre. Pochi giorni dopo l'arrivo a Firenze, egli scriveva ai figli della sua comunità: ho veduto le meravigliose cattedrali della Dormizione e dell'Assunzione di Maria. Ho capito che l'unità della Chiesa deve essere opera sua. Ho capito che noi potremo vivere una vocazione ecumenica solo nella misura che saremo partecipi della sua maternità. Ella è la madre di tutti i viventi, perché solo nel Cristo tutti sono uno. Ella è la madre dell'unità. Non è bello questo? Sceso dall'aereo disse: ho visto la madre dell'unità. Il 41 aveva visto lo Speculum Justitiae. Nel 96, alla fine della vita, dice: ho visto la madre dell'unità. L'unità della Chiesa è opera di Maria. Questo lo scrive lui nel notiziario, andate a vedere il notiziario nel 96, non so in quale mese. Ella è la madre di un solo figlio, in lei dunque tutti devono essere uno, devono essere l'unico corpo di Cristo. Poi conclude dicendo: sì, ho sentito che l'unità era già in atto. C'è già, dice lui, si deve solo manifestare. Ma lui dice: nella Vergine Maria. Come faremo allora a mettere tra parentesi la Madonna, se tutto questo è vero? Quindi l'ultima bella immagine che il padre dà prima di morire è quella della Madonna, non solo Mater Misericordiae, ma anche Madre dell'Unità. Dobbiamo dirlo questo. E forse si collega anche a quanto disse a Fatima, scusate se sconfino un po', nel 1917, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Disse questo? No. Alla fine non dice: alla fine Gesù trionferà.
Non dice il regno di Dio in ultimo trionferà, no, dice il mio cuore immacolato. Ma allora, o dice bugie, o dice cose poetiche, o no. Alla fine il mio cuore immacolato, quindi trionferà, cosa vuol dire? Vuol dire una vittoria sul male. Il mio cuore immacolato. Secondo me dovremmo essere tutti un po' come Massimiliano Kolbe. Cioè quest'amore alla Madonna, che non è una devozione mia singola, personale, perché io ho questa linea devozionale. No, no. Se ricevo da lei la misericordia di Dio, se è madre dell'unità, se il suo cuore immacolato trionferà, beh, scusate, nell'economia di Dio, che ruolo ha questa madre, questa donna? Lo scoprirete voi meditando questi pensieri nell'ora prossima che il Signore vi darà, se non vi viene mal di testa, se non scappate, se non sentite di essere completamente a KO, ma vi risolleverà la Madonna stessa, vero? Conducendovi nel cuore di Cristo.